Buongiorno a tutti, ho deciso di fare questo video perché si è rotta la spazzola del mio aspirapolvere Dream T30. L'assistenza è davvero molto valida, mi hanno mandato un nuovo vano spazzola e ho deciso di salvare alcune parti che possono essere magari utili per la manutenzione in un momento successivo. Allora, prima di tutto ho seguito, va bene, le indicazioni per smontare la spazzola che va girata sostanzialmente in senso antiorario. Dopodiché, per cercare di recuperare quanto più possibile, ho iniziato a smontare il vano. Ho tolto tutte le viti. Ma questo non è sufficiente perché all'interno, soprattutto se la spazzola è stata usata, vedrete che coperte di polvere ci sono altre due viti. Ok, perfetto. Ho iniziato quindi a quel punto a smontare, ma anche questo non era sufficiente perché dopo aver tolto le viti anche delle rotelle, mi sono accorto che comunque la spazzola non si sbloccava. Pertanto ho cominciato a cercare di capire come fare e ho trovato un piccolo marchingegno in plastica che sostanzialmente, ecco qui, con un cacciavite va rimosso dal suo vano. È incastrato, quindi bisogna fare attenzione perché anche questi in generale possono essere utili per un eventuale recupero. Io sto smontandola, quindi non ho molta cura di questi pezzi. Sto cercando di capire come funziona, quindi questo potrebbe essere sicuramente recuperato. Sotto, come vedete, ci sono quattro viti. Vanno rimosse 1, 2, 3, 4. Dopodiché, io le ho già tolte ovviamente. Dopodiché, si può iniziare a questo punto, spero, a togliere ad aprire il vano. Una cosa, all'interno, prima di tutto, vanno tolti questi fermi. Questi fermi servono lateralmente per tenere insieme questa parte con il flessibile. Io li ho già tolti, questi semplicemente vanno con un cacciavite sempre, vanno spinti questi morsetti all'interno. Sono in plastica, facendo attenzione, vanno spinti verso l'esterno, dall'interno verso l'esterno. Per farlo io ho usato un paio di pinze in questa maniera, abbastanza dolcemente perché essendo questi di plastica sostanzialmente si potrebbero rompere. Ecco qua, io ho stretto leggermente adesso. Procedo allo smontaggio.